E noi invece accendiamo le luci e i riflettori sulla nostra ospite di oggi, che è proprio lei, My Drama. Ciao, benvenuta! Ciao a tutti! Ciao, come stai? Che bel sorriso, che bello vedere gente felice in questo periodo. Bene, 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 grazie. Sto molto bene e vi ringrazio tantissimo per l'ospitata. Siamo qua. Sì, esatto. Allora, partiamo subito raccontando questo singolo. Tu mi hai visto fuori onda perché eri già collegata e quindi hai visto che io ballavo come un pazzo. Ero proprio felice di sentire sia la tua voce, sia la voce di Dani Five, che per me è uno dei maggiori artisti che abbiamo di questo genere. E poi sono felice anche di sentirti così energica in questo pezzo. E mi aspettavo di sentire un pezzo così da parte tua, perché ti avevo già, ovviamente, come tanti altri, apprezzata a X Factor. E secondo me questa poteva essere la tua connotazione, quindi il fatto che adesso le luci abbia insomma dato conferma a quello che pensavo mi rende anche un po' felice. Com'è nata questa canzone? Allora, devo dire molto bene, ho avuto un ottimo riscontro comunque anche durante la produzione di questo brano, che in realtà è stato prodotto già da diverso tempo. Mi sono trovata fin da subito benissimo e quando mi sono trovata in studio con gli autori per iniziare a scriverla, comunque mettere giù le varie idee, è scattato tutto subito e quindi ho detto: questo è il pezzo giusto da far uscire dopo l'esperienza di X Factor e del Talent. E oltretutto ho voluto far uscire questo lato ancora spensierato, dato sia il periodo però anche proprio il momento che sto vivendo io, che è un momento molto spensierato, comunque si stanno realizzando i miei sogni, quindi di conseguenza non potevo fare diversamente. Una curiosità, Ale, scusami, sì. Come mai hai aspettato tutto questo tempo per poter far uscire questa canzone? Perché, insomma, io mi aspettavo subito dopo Sanremo, da parte tua, ma anche comunque Martina, Casa di Lego, insomma, che ci fosse questa ondata delle under donna di X Factor che facessero cose incredibili fin da subito. E invece tutte quante, insomma, avete aspettato il momento giusto per voi, chiaramente. Certo. Come mai? Allora, io sicuramente ho aspettato perché sono sempre quel tipo di persona che valuta benissimo, anche in maniera precisa, le cose. Quindi ho preferito tirarmi un attimo indietro, fare un passo indietro, ragionare sul materiale che c'era, tutto quello che c'era in porto, e capire come estendere poi l'intero progetto che ho disponibile. Questa è la primissima canzone del progetto, dopo X Factor, appunto. Quindi ho avuto un attimo di tempo in primis per riprendermi anche personalmente dall'esperienza, che comunque è stata una bellissima esperienza, allo stesso tempo tosta. E poi dopo, appena mi sono ripresa un attimo, mi sono messa subito al lavoro, ho iniziato a valutare bene i vari step, i vari passi, e quindi sono arrivata appunto alla scelta di piuttosto aspettare un filo e cercare di avere anche degli ottimi risultati. E devo dire che comunque questa cosa sta andando. Beh, tra l'altro, infatti, stanno andando benissimo questi risultati. Le luci è uscita soltanto da qualche giorno, però sta veramente spaccando tutto. Noi qua abbiamo iniziato a trasmetterle e devo dire che anche la reazione da parte di chi l'ascolta è una reazione super super positiva. Adesso non ti sto qui a leggere tutti i messaggi che ci stanno arrivando, puoi immaginare, insomma, che siano veramente veramente tanti. Però ecco, mi fa piacere vedere che c'è questa energia di fondo, che a questo punto mi viene da pensare che sia stata dettata anche da una presa di consapevolezza dopo questo percorso che hai fatto di X Factor. Per te, nella tua vita proprio in generale, che cosa è cambiato? Al di là del fatto che adesso, insomma, fai delle produzioni che sono veramente potentissime, però ecco, umanamente, che cosa è cambiato per te dopo questa esperienza? Allora, umanamente sicuramente si è rafforzato il mio lato, appunto, umano, anche a livello di sentimenti, perché è un'esperienza talmente forte che comunque ti fa capire tante sensazioni, tante emozioni. Ecco, io dentro X Factor sono riuscita proprio a far uscire tutta la mia parte emotiva, cosa che normalmente di solito è sempre stato difficile per me, comunque normalmente non usciva questo lato. Invece comunque vieni messo in un ambiente dove capisci le cose a 360 gradi e inizi a conoscere anche te stesso a 360 gradi. Quindi umanamente, anche personalmente, mi ha aiutata molto sulla crescita, sul modo di vedere le cose. Ho delle visioni più ampie sia a livello di approccio con le persone, ma anche con la musica, appunto. E devo dire che nonostante siano stati effettivamente poi pochi mesi, perché dentro, insomma, sono passati 2 mesi dai live, certo,
tutta la parte prima, diciamo un totale di 4-5 mesi comunque, che non sono tantissime effettivamente. Però insomma ti danno la dimensione di come può cambiare la vita, sì, di una persona in questi mesi. Esatto. E infatti è cambiata, devo dire, radicalmente dal punto di vista delle visioni, non tanto insomma la parte quotidiana. Ovviamente adesso sto cercando di lavorare il più possibile appunto con persone professioniste, mi sono immessa proprio nel mondo della musica, mi ha aperto un portone enorme l'esperienza. Senti, esatto, no, vabbè, immagino questa cosa. Ti manca e ti è mancato in queste settimane, subito dopo la partecipazione di X Factor, non avere potuto esibirti live davanti a un pubblico che sicuramente avrebbe potuto ricambiare questo affetto che tu hai donato a tutti quanti noi che ti abbiamo vista da casa? Assolutamente sì. Assolutamente, infatti questa è una delle cose che purtroppo mi ha scombussolato un po' di più, perché ogni giovedì comunque salivi sul palco durante il percorso X Factor e avevi la possibilità di essere in contatto con queste persone che erano presenti, che ti ascoltavano, e purtroppo data la situazione non c'è la possibilità, e è stato un po' un paletto che insomma, un po' un dramma, possiamo dire che è stato un po' un dramma? scusami il gioco di parole, però mi è venuto facile. rientra nei drammi questa cosa. Ah, ok. Ale, senti, adesso dopo le luci, tu hai detto che hai scritto un po' di cose, hai preparato un po' di cose. Che cosa succederà? Questa è la domanda classica che si fa sempre, insomma, a degli artisti che producono magari uno o due singoli e poi tutti quanti noi ci aspettiamo un lavoro completo. Tu preferiresti o preferirai, insomma, adesso non so quale sarà la tua scelta, pubblicare direttamente tutto un album oppure andare avanti così canzone dopo canzone e poi magari più in là 2022 si vedrà? Allora sì, l'intento è quello di far uscire canzone per canzone, vedere un attimo il riscontro. Parto un attimo, nel senso, prevenuta dico subito una cosa, nel senso che sarà tutto molto imprevedibile, perché vado a toccare diversi generi, comunque scrivo anche di diversi argomenti in maniera diversa, quindi sarà un po' tutto imprevedibile, metterò un po' di confusione. Okay. Però sicuramente inizierò a uscire con diversi singoli e poi entro il 2021 un album. Incrociamo le dita. Un album, un EP. Comunque questo è l'obiettivo di quest'anno. Ok, speriamo. Allora guarda, speriamo veramente bene che possa uscire questo album entro il 2021, siamo tutti quanti curiosi. L'ultima cosa che ti chiedo, Ale, poi ti lascio tranquillissima. Noi domani avremo ospite qui una tua, tra virgolette, collega di X Factor, vale a dire comunque Martina. Io ti voglio chiedere se magari vuoi mandarle un messaggio, così noi lo registriamo e domani glielo facciamo ascoltare. Poi faremo la stessa cosa con lei e te lo mandiamo in privato. Ok, va bene. Vai. Vado subito? Sì. Ciao Marti, mi manchi tanto. Ci vediamo presto, che oltretutto siamo vicine, perché lei abita a Monza e io sono sempre qua a Milano. Speriamo di riuscirci a vedere e complimenti per il pezzo nuovo che è uscito, anche il video spacca. Ciao Marti, un bacione. Meraviglia, grazie mille My Drama anche per quest'ultimo regalo che sicuramente a Martina farà piacerissimo poter sentire. Grazie ancora e in bocca grazie al lupo. Mille. In bocca al lupo per tutti quelli che saranno i prossimi singoli, ma in generale anche in bocca al lupo per le luci che noi qua, te lo dico in anticipo, cominceremo a trasmettere veramente all'impazzata, perché è una bomba. È una grandissima bomba. Grazie mille My Drama, grazie mille per essere stata qui ospite. Grazie mille a My Drama, buona musica, ciao, alla prossima!